Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi andremo a fare il classico e tradizionale pane giallo della nonna, ovvero un pane davvero gustosissimo, sofficissimo, morbidissimo. Una ricetta molto molto facile da fare in casa, soprattutto per i principianti. Sarebbe come il pane che andate ad acquistare al supermercato o in panetteria. Vi indicherò anche i segreti, i trucchi, i consigli. Abbiamo bisogno di farina grano tenero, grano duro, ovvero rimacinata, acqua e un pizzico di lievito di birra. In un prossimo video magari vi farò vedere con il lievito madre. Metto le farine in bacinella e le mescolo tra loro. Con un po' di acqua sciolgo tra le mani il lievito di birra. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Aggiungo un po' di miele. Io preferisco usare un ottimo miele per garantirmi il risultato. Con un po' di acqua sciolgo il miele tra le dita ed incomincio a mescolare, aggiungendo man mano un po' di acqua. Verso la fine aggiungo il sale. E la restante acqua, circa 30 ml, e finisco di impastare. Questo procedimento dura circa 4-5 minuti. Quando vedo che l'impasto si toglie dalle mani, significa che è pronto. Copro con pellicola e vado a riporre per 40-45 minuti in un luogo fresco, eventualmente in frigo. Dopo questo tempo di riposo riprendo il panetto e riporto le estremità al centro. Guardate esattamente come faccio in video. Alzo le estremità scuotendo leggermente. E ripongo al centro. Chiudo con pellicola e lascio riposare 30 minuti al fresco. Rifaccio nuovamente l'operazione sempre dopo 30 minuti e lascio lievitare poi al fresco tutta la notte, almeno 10-12 ore. Il mattino dopo ecco come si presenta il nostro preparato. Ha raggiunto il raddoppio. Metto in spianatoia un po' di farina, attenzione qui, usate la rimacinata. Prendo l'impasto con delicatezza, facendo attenzione di non rompere le bollicine, e lo verso in spianatoia sulla farina che avevo versato prima. Sporcandomi le mani di farina sempre rimacinata, vado ad allungare l'impasto. Io lo faccio così, lo alzo, lo scuoto in modo che le bollicine all'interno non vanno perse. Poi chiudo a fazzoletto, spolverando la farina sopra. Chiudo le estremità, sia laterali che frontali. E faccio la stessa operazione, vedete? Io lo stendo invece di pressarlo dalla parte opposta. Avvolgo nuovamente a fazzoletto,
Richiudo le estremità pressandole dolcemente. Ripongo in bacinella coprendo con pellicola e lascio riposare per circa 15 minuti a temperatura ambiente. Faccio questa operazione per 3 volte, rispettando sempre il tempo di riposo di 15 minuti e lasciando sempre il panetto, diciamo così tra virgolette, a temperatura ambiente. Alla terza volta, dopo aver chiuso le estremità del nostro impasto, vado a riporre in un vassoio liscio, possibilmente di metallo o plastica. Cospargo un po' di farina, sempre di grano duro, ci adagio il nostro panetto e ricopro con uno strofinaccio da cucina in cotone. Lascio riposare per un'ora. Dopo l'ora di riposo, bagnando le mani, riprendo le estremità del panetto e le riporto al centro. Faccio questa operazione con molta delicatezza, scuotendo le estremità che riporto al centro. Questa operazione è molto importante per la cordatura del pane, affinché viene bello soffice, morbido e leggero, molto molto leggero. Poi copro con lo strofinaccio da cucina e lascio riposare 15 minuti e rifaccio l'operazione 2 volte. Invece di porre le estremità al centro, possiamo anche arrotolare il nostro panetto. Nel frattempo lascio scaldare una pentola in forno a 250 gradi. La seconda volta, quando riporto le estremità sempre al centro, vado ad inumidire anche tutto il sopra del panetto. Ricopro con lo strofinaccio da cucina e lascio riposare ancora 15 minuti. Trascorso il tempo di riposo, metto il panetto in pentola riscaldata prima e copro subito, immediatamente. Lascio cuocere 40 minuti a 250 gradi in forno preriscaldato, poi tolgo il coperchio, 7 minuti sempre a 250 gradi e 20 minuti a 220 gradi. Dopo il tempo di cottura, ecco come si presenta il nostro pane. Lascio riposare ulteriori 10 minuti sempre in pentola. Poi tolgo e adagio su una piattaforma. Io ho preferito una grattiglia. Metto uno strofinaccio da cucina sopra e lascio raffreddare completamente a temperatura ambiente. Una volta freddo, ecco come si presenta il nostro panetto. Bello, leggero, profumato. Andiamo ad aprire. Morbido, morbidissimo. Wow, e che dire! Favoloso! E l'abbiamo fatto noi, in casa, morbido,
profumato. Ottima consistenza. Ingredienti: 350 g di farina 00, 150 g di farina rimacinata, ovvero grano duro, 300 ml acqua fredda, 2 g di lievito di birra, mezzo cucchiaio da tè di miele, mezzo cucchiaio da tè di sale. Ma io non sono ancora soddisfatta. Devo tagliare una fetta e mostrare la consistenza del nostro pane. Dalla corteccia alla mollica. Ed ecco a voi. Il pane fatto in casa che sembrerebbe come quello acquistato, anzi, forse ancora meglio, perché almeno sappiamo che ingredienti abbiamo usato. In uno dei prossimi video vi farò vedere come fare il pane fatto in casa con sola farina rimacinata e lievito madre. Provate a farlo questo pane. E scrivete nei commenti se vi è riuscito ed in che modo. Io adesso vi saluto, amici cari. Grazie per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!